Ciao ragazze, benvenute o bentornate sul canale. Oggi in questo video sono qui all'aperto perché ero in piscina. Scusate il vento, spero che non si senta dal microfono, ma si vedrà dai miei capelli. Il momento migliore per parlare di questo argomento, o meglio, della cellulite, che è un argomento hot per noi donne. Se mi seguite sulle Instagram Stories sapete che sto effettuando un percorso sportivo abbinato a un'alimentazione che sicuramente mi sta aiutando tantissimo a livello fisico. Ora veniamo però all'argomento principale, che è appunto quello della cellulite. Non vi svelerò nessun segreto arcano, nel senso che vi dirò delle semplici tra virgolette regole che su di me hanno avuto un'efficacia pazzesca. Infatti io stessa sono rimasta colpita perché non me lo aspettavo assolutamente. Quindi non vi svelerò dei segreti che magari pensate di non conoscere. Sicuramente conoscerete, perché sono la base di questa cosa, conoscerete sicuramente quello che vi starò per dire, però magari per qualcuna di voi che non lo sa, magari può essere d'aiuto. Te premetto, cosa che avevo dimenticato, io non sono una dottoressa, non ho studiato per questo, quindi quello che vi dico sono semplicemente dei consigli, ripeto, che hanno funzionato su di me, per cui non sono dei consigli proprio, cioè, che hanno bisogno di una prescrizione medica, sono cose abbastanza semplici. Come prima cosa, sicuramente, come prima regola che vi voglio dire, è quella di bere almeno 3 litri di acqua al giorno. Sembrano tantissimi per chi effettivamente non beve, però è un fattore molto 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 importante. È difficile all'inizio se non siete abituate a bere. La cosa che vi consiglio è di non immettere subito 3 litri di acqua a giornalieri se siete abituati a bere un bicchiere al giorno, ma iniziate in maniera graduale, anche perché sicuramente non riuscirete a berli se non siete abituate. Io, diciamo, in media bevevo già 1 litro di acqua al giorno, e quindi quello che ho fatto è semplicemente stato incrementare quello che già bevevo. Come consiglio vi posso dare quello di mettervi sempre vicino a voi una bottiglietta da mezzo litro di acqua, perché magari vedere il bottiglione gigante vi può un attimino bloccare, ma vedere la bottiglietta piccola vi aiuta sia a contare, a tenere il conto di quanta acqua avete bevuto, ma soprattutto non vi sembra tanta all'inizio. E io così diciamo ho risolto, nel senso che ho sempre la mia bottiglietta ovunque io vada a fianco, e infatti molte volte bevo pur non avendo sete, quindi l'ho presa proprio l'uragano. Ma io dico, fatemi fare un discorso, dicevo, quindi non aspetto di avere sete, ma bevo anche se non ho sete. Altra regola è molto molto importante: l'alimentazione. Vi starete chiedendo in che senso, cioè devo fare un'alimentazione particolare. Allora, nel mio caso io faccio un'alimentazione sportiva, quindi legata all'allenamento, quindi dovete avere una persona, ovviamente un dottore, un nutrizionista, che vi prescriva la vostra dieta in base agli vostri esami del sangue, in base alle vostre, come posso dire, carenze o patologie particolari. Io quello che vi posso consigliare, così se volete iniziare giusto a mangiare sano senza fare stravolgimenti vari, sicuramente di eliminare tutti i cibi confezionati, quindi merendine, schifezze confezionate, perché tutte queste alimenti contengono all'interno, oltre allo zucchero, del sale. Ora, un mito da sfatare è quello di eliminare totalmente il sale dalla nostra alimentazione. Questo è sbagliato, non si elimina, ragazze, totalmente il sale, ma ovviamente bisogna ridurne l'assunzione, ma non si elimina totalmente il sale, perché comunque il nostro corpo ha bisogno di sodio, per cui questa è una cosa sbagliata. Però la cosa molto importante è togliere le merendine, togliere i cibi confezionati, le patatine, piuttosto che i cibi molto elaborati, e cercare di mangiare il più semplice possibile. Eliminare quindi lo zucchero raffinato, non comprate lo zucchero raffinato, preferite piuttosto la stevia, o proprio se all'inizio non vi siete abituati a questa cosa, iniziate con lo zucchero di canna integrale, ha un sapore un po' particolare, però iniziate ad abituare così, e poi passate alla stevia piuttosto che a un altro dolcificante che non sia chimico, ma che sia comunque naturale, per poi andarlo a eliminare o utilizzare saltuariamente. Infatti io, cioè, adesso ora come ora non lo utilizzo più, quindi assumo gli zuccheri dalla frutta,
e solo quando faccio il mio pasto libero a settimana, diciamo che mangio qualche volta qualche dolce. Prima ero abituata a mangiare tanta pasta, molto condita, con tanto soffritto, molte schifezze dolci, molte patatine, queste cose qua, ed effettivamente ero magra, sì, però molto gonfia, piena di ritenzione idrica. Di base, avere un'alimentazione un po' più pulita vi aiuta. Un'altra regola sicuramente è lo sport. Lo sport è molto fondamentale, ma abbinato anche a questi due fattori che vi ho precedentemente descritto. Nel senso, trovo poco costruttivo a livello fisico e anche utile spaccarsi di sport e poi mangiarsi qualsiasi cosa. Non ha senso, perché se voi decidete di intraprendere un obiettivo, di raggiungere un obiettivo e di intraprendere un percorso, dovete intraprenderlo al 100%. Inutile che vi chiudete in palestra 4 ore al giorno se poi quando uscite vi mangiate merendine, patatine, altre schifezze, panzerotti fritti e quant'altro. Bisogna volersi bene in tutti i sensi, non volersi bene solo perché si fa dello sport, ma volersi bene proprio anche dall'interno. Nulla vieta che una volta a settimana vi prendete il vostro pasto libero, che vi sfondate qualsiasi cosa, però di base, diciamo, dobbiamo stare un po' attente. Lo sport è molto importante. Io quello che ho fatto sul mio corpo e che faccio tuttora è sala pesi. Stimola se avete una determinazione, però diciamo rispetto a un corso di zumba piuttosto che è un po' più statico, quindi dovete essere un po' appassionate della cosa e essere molto determinate. Lo sport che vi può dare dei grandi risultati per quanto riguarda questo inestetismo. Mentre gli esercizi o gli sport che sono da evitare sono quelli a forte impatto. Cosa vuol dire? Quelli che, per spiegarvela semplice, vi fanno battere forte il vostro piede. Ad esempio, correndo, cosa succede? Che create questo impatto forte correndo, e quindi cosa succede? Questo movimento va ad aumentare la vostra ritenzione idrica o cellulite. Io non sono tecnica, però informandomi un po' in giro, leggendo vari libri in merito, questa è una cosa che viene detta. Tra l'altro vi consiglio un libro che mi ha aiutato tantissimo, ve lo lascio qui sotto in descrizione, che avevo già scoperto su Amazon ma che mi sono convinta a comprare grazie a Mad Carolina, che saluto e le mando un bacione grossissimo. Se non la seguite, vi consiglio di seguirla assolutamente, sia lei che Francesca. Sono due ragazze che seguo tantissimo per quanto riguarda il fitness. C'è anche Silvia Fascian, se non la conoscete. Poi chi altro? Comunque vi lascio tutti i link dei loro canali qui sotto, qui in alto nelle schede, così se non le seguite sicuramente anche loro, che sono un po' più esperte di questo settore, possano aiutarvi con i loro video, con i loro consigli. E come altro consiglio voglio sfatare un mito, cioè quello delle creme anticellulite. Vado un po' contro me stessa, perché essendo amante del beauty sicuramente amo anche quello che fa parte della skincare, anche corpo, però ho provato tantissime creme anticellulite, anche una molto rinomata che non è una crema cosmetica, cioè esiste anche nella versione cosmetica ma anche esiste nella versione medicinale. Ragazzi, a me non mi ha dato nessun beneficio, cioè nel senso non me l'ha dato, perché l'unica cosa che io facevo era appunto applicare quella crema. Magari applicare quella crema abbinata a, come dicevo prima, acqua, alimentazione, sport e tutto quanto, magari sicuramente, non lo so, mi avrebbe potuto dare dei benefici. Però non vi aspettate che l'applicazione di una crema vi vada a eliminare il vostro problema, perché è una presa in giro. Nel senso, secondo me vi può aiutare se fate tutti questi step, e vi aiuta non tanto per la crema in sé, ma per il massaggio che voi andate a fare alle gambe, perché appunto andando a massaggiare le gambe per far assorbire la crema, cosa succede? Che attivate la circolazione, di conseguenza questo favorisce la riduzione della cellulite o ritenzione idrica. Per cui sfaterei un po' questo mito. Gli unici due prodotti che mi hanno dato visivamente dei benefici, ma ripeto, sempre abbinati ad altre cose, quindi non da soli, sono stati due, che adesso non ho qui con me, avevo nello studio perché avevo intenzione di girare nello studio,
Non le ho portate qui con me, sono le goccine, quindi non le goccine, sono goccine visivamente, cioè sono in una cosa di silicone della Collistar, alla caffeina, e sono un concentrato molto denso, per cui dovete proprio massaggiarlo tanto, e quella cosa, che appunto quella di massaggiare tanto la gamba, vi aiuta, non è tanto la crema quanto il massaggio. E c'era anche un altro olio che mi piaceva tantissimo per la profumazione, che è al mango, che anche quello lo applico sempre, lo applicavo anche a Milano sempre quando andavo in palestra, quindi me lo massaggiavo bene sul corpo perché mi piaceva la profumazione, e anche quello devo dire che mi ha dato dei benefici, ma ripeto, sono sincera al 100%, non è per la crema in sé, ma proprio per il massaggio che andavo ad effettuare sulle gambe. I condimenti tutti a crudo, sia il sale che l'olio, non in cottura, ma tutto a crudo. All'inizio si fa un po' di fatica, perché comunque fa un po' schifo mangiare così. Però vi posso assicurare che mangiare i condimenti a crudo, uno, ha più sapore, e due, vi aiuta anche con la ritenzione idrica e con il stare in salute. Questi sono gli step che sto facendo io, e sicuramente nel mio caso non è andata via al 100% perché assumo il cerotto anticoncezionale, per cui se assumete anche voi pillola o cerotto sapete che purtroppo provoca questo piccolo inestetismo. Ma devo dire che nonostante questo ho visto una riduzione notevole, quindi per questo mi sento di darvi queste piccole regole semplici, ma che veramente, ragazze, funzionano. Cioè, hanno funzionato su di me con tutto, cioè con il fatto che assumo anche il cerotto. Immaginiamo su una persona che magari non assume un anticoncezionale quali effetti può avere. Non vi ho svelato niente di super innovativo, super strano, ma vi dico proprio di cuore che abbinare tutte queste cose semplici vi danno i risultati. Come in tutte le cose, penso che ci voglia sempre della determinazione. Non vi lasciate abbattere se nei primi mesi non vedete dei cambiamenti repentini, perché comunque il nostro corpo deve abituarsi. Si abitua molto facilmente, questa è una cosa che ho notato, perché anch'io quando ho cambiato alimentazione i primi giorni veramente stavo malissimo, ma ho notato che dopo 3 giorni già la situazione era cambiata, quindi il nostro corpo si abitua molto facilmente. Anche se doveste notare che avete un po' di difficoltà, oppure che non riuscite in questa cosa, non dovete abbattervi, perché i risultati a lungo andare vengono e arrivano. Ovvio, se parliamo di risultati di mettere su massa, tonificare e quant'altro, ovviamente è un lavoro un po' più lungo e dipende anche da che stato iniziale avete, quindi da che forma fisica partite. Ovviamente se siete già magre i risultati saranno subito più evidenti, però vi posso assicurare che anche se dovete dimagrire, seguire queste semplici regole può aiutarvi per iniziare ad approcciarvi a una dieta. Però ripeto, per quanto riguarda l'alimentazione, affidatevi sempre a delle persone, a dei professionisti, non affidatevi a cose che leggete su internet, a diete drastiche trovate qua e là nel web, perché veramente, ragazze, è molto importante e si rischia tanto. Per cosa poi? Cioè, nel senso, non costa niente farsi fare una dieta. Se non avete i soldi per pagare un dietologo, perché comunque posso capire che magari costa e sia un costo da supportare poi mese per mese, di base eliminate le schifezze. Cioè non dovete non mangiare, non è così che funziona, dovete eliminare le schifezze. Cosa base, quindi, se non potete affidarvi a un professionista, è di non fare cavolate, di non mangiare o di mangiare solo insalata. Non funziona così, perché poi il vostro corpo va in carenza, e quindi non dimagrite. Cioè, magari dimagrite all'inizio, ma dopo sono guai, nel senso che poi qualsiasi cosa mangiate ingrossate.
e non va bene. Quindi l'unica cosa che vi ripeto, che vi consiglio di fare, è o vi affidate a un professionista, o se non potete cercate di eliminare quelle che sono le cose un po' più ovvie, quindi eliminate i dolci, quindi le schifezze, le merendine confezionate, cercate di mangiare il pane integrale, la pasta integrale, il riso integrale, sempre se non avete patologie particolari, quindi non so, magari siete intolleranti a qualcosa, quindi state attenti. Di eliminare le salse come maionese, ketchup, preferire magari quelle con zero calorie perché sono anche molto buone, sono rimasta veramente impressionata da questa cosa. E i condimenti cercate di metterli a crudo e non quando cuocete gli alimenti e basta. Queste sono le cose, diciamo, semplici se volete giusto avere un'alimentazione un po' più sana rispetto al solito. Niente ragazzi, io spero che questo video vi sia stato utile. Ripeto, sono delle piccole regole che ho seguito che hanno funzionato. Fatemi sapere anche voi se avete dei consigli particolari. Comunque, ripeto, vi lascio qui i canali di Calorina e Francesca, che loro hanno ampiamente risposto a questo argomento e che sicuramente possono darvi delle informazioni in più. Ci sono anche già dei video in merito sul loro canale. Io vi mando un grosso bacio, spero che questo video vi sia stato utile, fatemi sapere nei commenti se anche voi avete dei piccoli consigli da darmi in merito, e io vi mando ancora un grosso bacio e ci vediamo in un nuovo video. Ciao!